Arrestato a Roma un latitante imputato di narcotraffico. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, gruppo Investigazione Criminalità Organizzata, GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, alla sede personale della squadra mobile della Polizia di Stato, Questura di Vibo Valentia, con il prezioso supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata, SCICO, della Guardia di Finanza e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, SCO, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, diretta dal procuratore Nicola Gratteri, hanno rintracciato e catturato a Roma il latitante Giuseppe Campisi, detto Pino, classe 60, di Vibo Valentia. L'arrestato, che aveva già scontato una precedente condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio doloso ed estorsione dal 23 ottobre 2019, si era sottratto all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catanzaro, sezione riesame, nell'ambito della cosiddetta operazione Ossessione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, che aveva consentito di disarticolare un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, i cui appartenenti operavano anche per agevolare la cosca Mancuso, operante in tutta la provincia di Vibo Valentia e nei territori di Nicotera e Limbadi. L'individuazione del latitante in prossimità di via Tuscolana, nella capitale, è stata possibile attraverso una ramificata e costante attività di controllo del territorio, svolta con le più moderne tecnologie, unitamente alla rivalutazione dell'ampio patrimonio info-investigativo disponibile sull'imputato e sui suoi familiari. Le indagini hanno consentito di accertare che durante la latitanza, per evitare di essere riconosciuto, Campisi utilizzava delle parrucche e documenti di riconoscimento contraffatti, fra cui anche il Green Pass. Il 17 dicembre 2021 la sinergia sviluppata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e dalla squadra mobile di Vibo Valentia aveva consentito di pervenire all'arresto di Antonio Campisi, nipote di Giuseppe, destinatario di un fermo di indiziato di delitto per il tentato omicidio di Dominic Signoretta. Per Teleionio, Bruno Cirillo. Spaccio, coppia di pusher con 60.000 euro in contanti finisce in manette nel Cosentino. I carabinieri della compagnia di Rende, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati ed in particolare al fenomeno di spaccio di droga, hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un uomo di 31 anni e la sua convivente, una donna di 24 anni. L'attività di controllo, che ha visto l'impiego di diverse pattuglie dell'arma, comprese le unità cinofile del nucleo di Vibo Valentia ed il comando forestale carabinieri di Montalto Fugo, ha consentito di rinvenire, a seguito di una perquisizione domiciliare nei confronti dell'arrestato, 70 grammi di cocaina, 600 di marijuana, 30 di hashish e 55.800 euro in contanti. Sin dall'ingresso dei carabinieri nell'abitazione dell'uomo, il fiuto infallibile di Manco, il pastore tedesco in servizio presso il nucleo cinofili dei carabinieri di Vibo Valentia, ha consentito di rinvenire una parte dello stupefacente sequestrato, mentre l'altra è stata recuperata dai militari dell'arma dopo il tentativo sbadato dell'uomo di disfarsene gettandolo dal balcone. Lo stupefacente venduto al dettaglio avrebbe avuto un valore di oltre 12.000 euro circa. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Guardia di Finanza di Vibo Valentia percepivano indebitamente assegni sociali erogati dall'INPS, ma erano stabilmente residenti in Argentina. Sequestri per oltre 120.000 euro. I militari della tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, nell'ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria a tutela della spesa pubblica nazionale e dal contrasto delle frodi agli enti previdenziali ed assistenziali, anche avvalendosi degli strumenti di cooperazione internazionale attivati per il tramite del Comando Generale Secondo Reparto, hanno avviato specifici controlli finalizzati ad accertare le condotte di indebita richiesta, percezione o fruizione di prestazioni assistenziali con specifico riferimento all'assegno sociale. Questa misura assistenziale, che rappresenta uno dei principali strumenti attualmente in vigore di protezione sociale, spetta ai cittadini che hanno compiuto 65 anni d'età, siano residenti e dimoranti effettivamente ed abitualmente in Italia e rispettino particolari condizioni reddituali, personali e patrimoniali. Le investigazioni svolte dalle Fiamme Gialle di Tropea hanno permesso di accertare che due soggetti, marito e moglie, stabilmente residenti in Argentina, ove tra l'altro hanno contratto matrimonio da oltre 50 anni, avevano richiesto all'INPS l'erogazione della misura assistenziale dell'assegno sociale, attestando falsamente di essere residenti nella provincia appunto di Vibo Valentia.
Dai mirati accertamenti di polizia giudiziaria, infatti, è emerso che i due coniugi, lungi dall'essere effettivamente residenti in Italia, vi hanno fatto ritorno solo sporadicamente, permanendo sul territorio nazionale per brevi periodi di tempo e che quindi non erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione del beneficio, tra i quali è indispensabile, appunto, come dicevamo, la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni sul territorio nazionale. I due coniugi, pertanto, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, guidata dal procuratore Camillo Falbo, il quale ha richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto la somma di circa 120.000 euro, quale profitto illecito derivante dalla commissione di questo reato. La Procura della Repubblica e la Guardia di Finanza proseguiranno l'azione di contrasto ad ogni forma di illecito nel settore della spesa pubblica a tutela dell'economia, finalizzata a prevenire e reprimere condotte illegali dall'elevato disvalore sociale, in quanto tese a sottrarre risorse alle fasce più bisognose della popolazione in un periodo di grave crisi a causa dell'emergenza Covid-19. I destinatari dell'attività di servizio sono persone sottoposte all'indagine, quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva, e avverso questo provvedimento sono ammessi i provvedimenti di impugnazione previsti dalla legge. Per Teleionio, Bruno Cirillo. Distrutta a Catanzaro, targa dedicata a operaio antifascista Giuseppe Malacaria. È stata distrutta nella notte a Catanzaro la targa dedicata al ricordo di Giuseppe Malacaria, l'operaio socialista rimasto ucciso dall'esplosione di una bomba lanciata nel corso di una manifestazione antifascista il 4 febbraio 1971. A renderlo noto con un post su Facebook l'ex consigliere comunale di Catanzaro, Gian Michele Bosco. Stanotte, scrive Bosco, qualche vile ha pensato di distruggere la targa dedicata a Giuseppe Malacaria, antifascista ucciso da bombe nere nel 1971. Ora è nostro compito riempire la città di targhe dedicate a Malacaria, per una che rompete ne metteremo 100. Ferma condanna all'atto vandalico è stata espressa dal presidente dell'ANPI provinciale di Catanzaro, Mario Vallone, per il quale l'ignobile gesto rimarrà una vergogna a lungo per l'intera città. Un luogo simbolico dell'antifascismo, non solo catanzarese ma nazionale, viene preso di mira per screditarne il valore, il ricordo, la memoria. Nessuno riuscirà a cancellare la storia di quel tragico febbraio di 51 anni fa, tantomeno le coperture, le responsabilità mai chiarite, i responsabili mai trovati. Dovrà essere ricostruita subito la nuova targa per Pino Malacaria. Lo pretendiamo noi, afferma Vallone, con tutti i democratici e antifascisti che non vogliamo dimenticare. Ci auguriamo, almeno questa volta, indagini scrupolose per trovare i responsabili dell'indegno gesto. Saremo prestissimo in piazza per manifestare il nostro profondo sdegno. La targa in ricordo di Malacaria era stata apposta nel 2007 dall'allora amministrazione comunale nella piazzetta della Libertà, nel pieno centro di Catanzaro. Violenza sessuale su tredicenne a Melito Portosalvo, definitive 5 condanne, c'è anche figlio di boss. Con la pronuncia della Corte di Cassazione che ha rigettato i ricorsi presentati dai loro difensori, sono diventate definitive le condanne comminate nel novembre del 2020 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria a 5 giovani di Melito Portosalvo accusati di aver abusato di una minorenne. I giudici hanno confermato in particolare la condanna a 8 anni e 2 mesi di reclusione di Giovanni Iamonte, figlio del boss dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, Remingo, e nipote di Natale Iamonte, indicato come il patriarca del gruppo criminale di Melito Portosalvo. Definitive anche le condanne di Davide Schimizzi, 9 anni, Antonio Verducci, 6 anni e 6 mesi, e Lorenzo Tripodi e Michele Nucera, 6 anni. Confermata inoltre la condanna a 10 mesi con pena sospesa per Domenico Mario Pitani, imputato di favoreggiamento personale. La vicenda che ha portato alla conferma delle condanne risale al settembre del 2016, quando i carabinieri arrestarono i 6 giovani coinvolti a vario titolo nella vicenda. La posizione processuale più grave era quella di Schimizzi, che era fidanzato con la minorenne e l'aveva poi costretta ad avere rapporti con gli altri imputati accusati di violenza sessuale, cui era legato da rapporti di amicizia. La giovane vittima delle violenze si è costituita parte civile contro gli imputati. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Detenzione e produzione di sostanze stupefacenti denunciate 2 giovani a Rocca di Neto. In 2 distinte attività i carabinieri della stazione di Casabona e della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Crotone hanno sottoposto a controllo
due giovani, uno di 20 anni e uno di 19. In particolare, sono stati controllati all'interno delle rispettive dimore ubicate a Rocca di Neto e a Crotone, nel quartiere Acquabona, il primo dai militari della suddetta stazione carabinieri e il secondo da quelle della citata sezione operativa, nell'occasione coadiuvati da personale del nucleo carabinieri cinofili di Vibo Valentia, i quali hanno rinvenuto all'esito delle conseguenti accurate perquisizioni personale domiciliare nella disponibilità dei due piante di canapa indiana e una cabina artigianalmente realizzata provvista di una lampada alogena per favorire la rapida crescita della sostanza stupefacente e poco più di 80 grammi di hashish avvolti in una busta in cellofane e custodita all'interno di un mobile. Al termine delle attività di rito, i due giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone per le violazioni previste e punite dalla legge e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre per un altro per detenzione illecita delle stesse, sia la droga che il rimanente materiale trovato sottoposto a sequestro. Furto di inerti nella zona del torrente Vodà, arrestato un quarantenne a Badolato. Un uomo originario di Badolato è stato arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato da parte dei carabinieri di Badolato, coadiuvati dai carabinieri forestali di Davoli, ed è stato ristretto in regime di arresti domiciliari perché sorpreso mentre trasportava con un autocarro in un'area privata ove era in corso l'attività estrattiva di inerti del tipo sabbioso, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, almeno 15 metri cubi di materiale inerte del tipo sabbioso, prelevato nella fascia di rispetto del torrente Vodà nel comune di Badolato. L'ipotesi è che l'uomo abbia asportato complessivamente circa 60 metri cubi del suddetto materiale. Tra l'altro, l'area oggetto dell'attività di scavo era stata già sottoposta a sequestro penale da personale dei carabinieri forestali di Davoli, il precedente 24 gennaio scorso. Pertanto, l'uomo è stato deferito in stato di libertà anche per i reati di violazione dei sigilli, danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, violazione di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro, nonché per le violazioni previste dal testo unico in materia edilizia e dal codice dei beni culturali e del paesaggio, essendo stati eseguiti lavori su aree tutelate per legge ed in assenza di permessi. La superficie di estrazione, i mezzi da lavoro e l'area furtiva sono stati sequestrati. Il GIP presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l'arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. Sospesa per 7 giorni attività di esercizio e ristorazione a Cirò Marina. I carabinieri della compagnia di Cirò Marina hanno notificato al titolare del locale ad insegna Black and White, ubicato a Cirò Marina, un decreto di sospensione dell'attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche per la durata di 7 giorni, emesso nella medesima mattinata dal questore di Crotone, autorità di pubblica sicurezza competente alla sua adozione, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, su segnalazione dei militari dell'Arma dei Carabinieri di Cirò Marina. Il provvedimento ha sostanzialmente recepito le evidenze documentate dai militari, i quali hanno riportato alcuni episodi violenti, risse e tafferugli, verificatesi negli scorsi mesi nelle immediate adiacenze del citato locale, nonché accertato la frequentazione dello stesso da parte di pregiudicati e deferito il suo titolare, MM 47enne cirotano, per inosservanza della normativa di legge e delle ordinanze dell'autorità di pubblica sicurezza. Il Black and White rimarrà pertanto chiuso al pubblico per ragioni di ordine e sicurezza pubblica per 7 giorni, decorrenti dalla data di notifica del suddetto decreto. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Autocarro contro auto articolato sull'A2 a Cosenza, un ferito. Nella serata di ieri il personale vigili del fuoco del distaccamento di Rende è stato impegnato sul tratto di autostrada A2 per incidente stradale. L'incidente che ha riguardato il tamponamento tra un autocarro e un auto articolato si è verificato in direzione nord, tra le uscite Cosenza Sud e Cosenza Nord. Il conducente del veicolo che seguiva, incastrato, estratto e consegnato ai sanitari per quanto di competenza. Nel tratto autostradale interessato si è transitato su unica corsia. Due delibere dalla Regione Calabria in aiuto delle persone dell'Ucraina che scappano dalla guerra. Sentiamo il presidente Roberto Occhiuto. Oggi si presenta un'iniziativa che vede coinvolti i comuni e soprattutto i cittadini ucraini, che è appunto di un paese sconvolto da questa terribile guerra. Sì, abbiamo appena fatto due delibere,
una che dà la possibilità ai comuni di accedere a fondi per la rifunzionalizzazione di abitazioni da destinare all'accoglienza di quelli che stanno scappando dalla guerra, un'altra che dà la possibilità alla protezione civile, ai comuni, anche di far fronte alle primissime spese per questa accoglienza, la primissima spesa appunto che dovranno sostenere queste persone che scappano dalla guerra. È un modo concreto di dimostrare come la Calabria, che è una regione che ha grande necessità di solidarietà da parte della comunità nazionale, riesce a sua volta ad essere solidale nei confronti di quelli che hanno bisogno, soprattutto di quelli che appunto scappano dalla guerra e fino a qualche settimana fa vivevano come noi, come tutti gli europei, quindi vogliono continuare a vivere conservando la loro libertà. A quanto ammontano i finanziamenti messi a disposizione? Da quali linee sono stati reperiti? Le prendiamo dai finanziamenti del POR, che come sapete non sempre la Calabria riesce a spendere in maniera veloce e produttiva. 4 milioni per la rifunzionalizzazione delle abitazioni, 1,2 milioni per le prime spese. Però, se il governo dovesse rendere disponibili, come ci auguriamo, risorse del governo per queste attività, è evidente che utilizzeremo quelle risorse. Sì, c'è un'interlocuzione con il Viminale, con il Ministero dell'Interno per una ipotetica distribuzione anche diciamo, dei flussi per quanto riguarda le regioni. Sono state più conferenze dei presidenti di regione, anche col governo, col capo della Protezione Civile Nazionale in questi giorni. Ci si aspettano flussi consistenti per tutta l'Europa e anche per il nostro paese. Il console ucraino che ho sentito ieri mi segnalava che la Calabria, dopo la Campania, è la regione che ha le più numerose presenze di ucraini allo Stato, quindi iniziative del genere vanno nella direzione di favorire anche il ricongiungimento familiare. Ha avuto occasione di incontrare qualche cittadino ucraino, magari che le ha spiegato più o meno come vivono questa situazione, magari dei loro parenti in Ucraina e cosa può fare la regione Calabria, cosa si aspettano dalla regione? Non li ho incontrati, ma ho ricevuto molti messaggi. Con qualcuno ho parlato per telefono, c'è grande preoccupazione soprattutto per i parenti che stanno lì in Ucraina, e c'è grande attesa anche per una solidarietà operosa da parte della comunità nazionale, in questo caso anche da parte della nostra regione. Di fronte all'assurdità di una guerra, non si può svolgere solo il ruolo di commentare l'assurdità della guerra, bisogna fare ciò che è nella propria possibilità per intervenire laddove si può, per esempio proprio sull'accoglienza di persone che rischiano di perdere la loro libertà, quello che hanno costruito nel corso degli anni. Allora è bello che ci sia uno sforzo di solidarietà che anche le regioni possono fare. Nella nostra regione tantissimi sindaci hanno espresso la volontà di accogliere e queste persone che scappano dalla guerra. Ci sono tantissime iniziative spontanee di volontariato che però vanno coordinate. Abbiamo chiesto alla Protezione Civile Nazionale, che lo sta facendo, di svolgere una funzione di coordinamento. La solidarietà è importante, ma ciò che si raccoglie deve andare poi veramente a chi ne ha bisogno. Se non si costruisce un'organizzazione adeguata, questo rischia di non avvenire. Dai bambini della scuola primaria un forte appello, no alle guerre, sì alla speranza. Luci spente, no alle guerre dai bambini della scuola primaria, raccolta fondi per il popolo ucraino. Sono state queste le tre iniziative molto apprezzate dalla comunità di Badolato. Alle 20, centinaia di abitazioni di Badolato hanno spento le luci di casa per 5 minuti per esprimere solidarietà al popolo ucraino e per dire no alle guerre. Ricco il significato sociale e morale, l'iniziativa dell'associazione Il Sorriso di Badolato Marina, da sempre vicino ai bambini, hanno coinvolto la scuola primaria. Con i loro disegni hanno detto no alla guerra, sì alla speranza, in segno di affetto e vicinanza al popolo ucraino.
Con questa iniziativa, ha precisato la Presidente Antonella Gallelli, abbiamo voluto sensibilizzare i bambini, che sono stati meravigliosi. Con i loro semplici disegni, con i colori, ma ricchi di significato umano, hanno voluto mandare un segnale, un grido d'allarme ai potenti della guerra e hanno espresso la loro vicinanza ai bambini ucraini. Dalla scuola di Badolato è partito un forte abbraccio ai bambini che stanno soffrendo, che sono oggetto di violenze per una guerra inutile che nessuno riesce a capire, che porta solo morte, sofferenza e dolore. L'iniziativa è stata sostenuta dall'amministrazione comunale, assessorato alle politiche sociali. I bambini, ha detto l'assessore Pia Russo, sono il nostro futuro e dobbiamo fare in modo che imparino il significato di parole come solidarietà, aiuto e amore verso gli altri, verso chi in questo momento vive la guerra, che il loro grido arriva al cuore dei potenti. Alla fine siamo tutti sotto lo stesso cielo, sotto le stesse stelle, solo in terre ed in tempi diversi. La pace, il rispetto, l'amore, l'amicizia dovrebbero padroneggiare in questo universo, dove invece guerra, cattiveria, arroganza e invidia serpeggiano. Preghiamo tutti affinché regni la pace e gli occhi dei bambini non conoscono l'orrore. Ed ora un appuntamento. Martedì 8 marzo dalle ore 17.30, con raduno in piazza Bellavista di Chiaravalle Centrale, in coordinamento con la CGIL SPI Area Vasta, con sede a Chiaravalle, l'AMPI e l'Europe for Peace, hanno organizzato un sit-in contro ogni guerra. L'appuntamento è per martedì 8 marzo dalle ore 17.30 in poi, presso piazzale Bellavista. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Sacal, Regione, accordo con Lamezia, sviluppo, maggioranza soci e pubblica. La Regione Calabria e Lamezia Sviluppo comunicano di avere sottoscritto quest'oggi un'intesa per la cessione del pacchetto delle azioni nella società aeroportuale calabrese Sacal, che consente il passaggio del controllo dal socio privato alla Fincalabra, società in-house della Regione. Lo riferisce una nota del portavoce del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Il trasferimento si perfezionerà, è detto nella nota, fra 15 giorni circa, non appena espletati i passaggi obbligatori di legge e di statuto. Le parti esprimono reciproca soddisfazione per il raggiungimento di un accordo dopo una lunga trattativa, avente come unico obiettivo la salvaguardia della società e dei suoi lavoratori, vista la situazione venutasi a creare nei mesi scorsi con l'ente di controllo ENAC. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. 8 marzo, Mancuso, prossima seduta Consiglio Regione per legge sulle donne. Intendiamo festeggiare in aula il primo 8 marzo della 12ª legislatura, traducendo i buoni propositi che si nutrono soprattutto nelle ricorrenze in provvedimenti legislativi di contrasto al divario di genere nel mondo del lavoro, che colloca le regioni meridionali agli ultimi posti dell'Unione Europea. Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che ha convocato l'Assemblea per martedì 8 marzo alle ore 10.45. È detto in un comunicato per discutere ed approvare la legge proposta dalla Giunta su input della Vicepresidente Giusi Princi ed esaminata dalle commissioni competenti, recante misure per il superamento delle discriminazioni di genere e incentivi per l'occupazione femminile, su cui relazionerà il consigliere regionale Michele Comito. Se si sommano i dati, aggiunge il presidente Mancuso, che certificano lo svantaggio delle donne calabresi meno occupate, più esposte ai lavori precari, spesso utilizzate senza adeguata valutazione di titoli di studio e professionalità, e meno retribuite degli uomini, alla fragilità del welfare calabrese che acutizza la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Si coglie un quadro di difficoltà a cui dobbiamo prestare attenzione, energie e risorse. Provincia di Catanzaro, in crisi e stipendi a rischio, confronto tra Abramo e il viceministro Castelli. La condizione di predissesto che sta interessando l'amministrazione provinciale di Catanzaro è stata affrontata dal viceministro per l'economia Laura Castelli, che in videoconferenza ha incontrato il presidente Sergio Abramo per conoscere da vicino le cause di una crisi finanziaria che sta mettendo a rischio il pagamento degli stipendi dei suoi dipendenti. Alla riunione hanno partecipato anche le rappresentanze sindacali, il sottosegretario di Stato al Sud, Dalila Nesci, e il professore Francesco Delfino, in rappresentanza dell'Unione Province Italiane. Ammontano a 42 milioni le spese fisse dell'ente intermedio, a fronte di entrate che non vanno oltre i 30 milioni.
Al viceministro abbiamo rappresentato quella che è stata la storia della provincia di Catanzaro, ha affermato il presidente Abramo. Ho tenuto a sottolineare, ha aggiunto, che da quando mi trovo alla guida dell'ente mi sono impegnato a risparmiare e a incassare maggiori tributi. La mia amministrazione non ha realizzato alcun intervento, né sono stati accesi dei mutui. Ma la verità è che ci troviamo in una situazione che non ha precedenti, nel senso che qualche errore è stato fatto dal punto di vista tecnico, nel non aver presentato una fotografia reale nel momento in cui sono subentrati i tagli previsti dalla legge del Rio, e poi c'è stato il fenomeno dei derivati, che ci ha creato non pochi problemi. Viviamo una situazione, ha evidenziato Abramo, che vede le spese fisse superare di gran lunga le entrate, e se a ciò si unisce il debito pregresso accumulato dall'ente, il risultato è che non riusciamo a garantire gli stipendi dei dipendenti. Siamo riusciti a sbloccare i pagamenti per la mensilità di gennaio e stiamo lavorando con la Regione Calabria per acquisire un'anticipazione per cercare di risolvere il problema di febbraio, ma in previsione la situazione non è rosea. Il viceministro, ha fatto sapere Abramo, ha detto che valuterà il piano di riequilibrio finanziario approvato dal Consiglio provinciale e che vaglierà inoltre le proposte avanzate dal LUPI per gli enti in dissesto e predissesto. Caro bollette, l'imprenditore Sgro, la politica è ancora in grave ritardo. Rincari e prezzi alle stelle, situazione già nota prima della guerra, ma nessun intervento concreto. E intanto bisogna pagare, e se uno sta morendo di sete, puoi dirgli che darai l'acqua fra qualche mese? Sul caro energia, la politica è in grave ritardo. Torna a farsi sentire Giovanni Sgro, imprenditore a capo della protesta nel suo veratese contro gli aumenti di luce e gas. Mentre a Roma ancora si discute sul da farsi, sottolinea, già da mesi le bollette continuano ad arrivare nelle aziende e in tutte le case a costi più che triplicati. Per non parlare dei prezzi alle stelle del carburante, una situazione resa ancora più pesante dalla guerra in Ucraina, ma già nota e della quale avevamo già denunciato la serietà a inizio anno, dunque in tempo utile per intervenire. Oggi, ribadisce, sentiamo ancora parlare di incentivi, bonus, sgravi, ma nulla di concreto per le tasche delle famiglie. Se uno sta morendo di sete, non puoi dirgli che gli darai l'acqua fra qualche mese. Sgro sta ricevendo da settimane messaggi social ed email con diverse testimonianze di persone alle prese con bollette elettriche o del gas mai viste. Anziane che vivono da sole e che si ritrovano con 600-700 euro di metano da pagare, denuncia, o commercianti costretti a rimodulare al ribasso i propri investimenti e i relativi livelli occupazionali. Tutto questo è inaccettabile. Una stangata, soprattutto per le famiglie costrette a fare i conti non solo con l'aumento delle utenze domestiche, ma anche con i costi aggiuntivi del carrello della spesa. L'aumento maggiore, spiega Sgro dal suo osservatorio, si registra sui prodotti alimentari di largo consumo. In particolare, il pane a gennaio era già aumentato del 3,9% rispetto allo scorso anno e la pasta del 10%. Con la crisi in Ucraina, granaio d'Europa, la situazione peggiorerà inesorabilmente. Deluso, si dichiara Sgro, per il mancato impegno dei consiglieri regionali e dei parlamentari calabresi su una problematica che invece dovrebbe impegnarli giorno e notte. Sono passati diversi giorni dalle nostre manifestazioni di protesta, promosse assieme a tanti sindaci del comprensorio, ha ricordato, ma non si è fatto vivo nessuno. Cos'è che li tiene così occupati e lontani? Manifestazione Balneari, Orso Marzo, piena solidarietà e disponibilità a collaborare. La manifestazione dei balneari del 10 marzo, organizzata a Roma dalle sigle sindacali più rappresentative su base nazionale, merita la massima attenzione e partecipazione. Il sottoscritto ha da sempre manifestato, anche con azioni concrete e di indirizzo istituzionale, la vicinanza al comparto balneare, che in modo oggettivo rischia di essere messo sul lastrico da una normativa europea ingiusta e irriverente nei confronti di migliaia di famiglie che traggono con grande sacrificio sostentamento dalle proprie realtà aziendali. Parimenti, il rischio che il sistema dell'accoglienza turistica regionale sia destabilizzato e dequalificato è troppo concreto per non esprimere il massimo sostegno a questa e a tutte le azioni in serie che saranno intraprese per la tutela del diritto al lavoro e degli standard qualitativi dell'offerta turistica o balneare della regione. Lo afferma Fausto Orso Marzo, assessore al turismo della Regione Calabria. Da sempre l'azione amministrativa e politica del mio assessorato ha mostrato vicinanza prima ai balneari e poi alle relative sigle sindacali, che hanno sempre trovato spazio per confronti costruttivi e produttivi, anche di atti forti, sempre con la consapevolezza che il bene comune è il bene di tutti.
Pertanto, pur non potendo essere presente alla manifestazione del prossimo 10 marzo a Roma per motivi istituzionali, esprimo la mia più piena solidarietà agli intenti oggetto di manifestazione e la più piena disponibilità a collaborare al fine di intraprendere ogni azione utile alla salvaguardia di una tradizione calabrese ed italiana che dà lustro all'intera regione e che dà lavoro a migliaia di calabresi. Soverato, balneari preoccupati chiedono garanzie al Comune. Il Comune fa la sua parte, ma non basta dinanzi alla prospettiva di un futuro incerto. L'Associazione dei Balneari di Soverato chiede di valutare con attenzione la situazione che mette a rischio decine di attività in tutta la Calabria, ingabbiate dalle direttive che prevedono per il 2023 la rimessa a bando delle concessioni, su cui pendono investimenti fatti e non ancora recuperati. Viviamo nell'incertezza, spiega Salvatore Riccio, presidente dell'associazione soveratese. L'imprenditore che ha necessità di fare investimenti per far ripartire le attività non sa se poterli avviare con sicurezza. Una situazione che penalizza anche il cliente finale, a cui siamo costretti a offrire un servizio che potrebbe non essere completamente all'altezza delle aspettative. Abbiamo stretto i denti da anni, ma ora sembra che si sia vicini all'indizione di nuove gare nel 2023 che spiazzano gli operatori, soprattutto quelli per cui l'attività è stata l'unica che per anni ha retto le economie della propria famiglia. Il Comune di Soverato è stato il primo a rinnovare le concessioni fino al 2023 e questo permetterà quantomeno di assicurare l'avvio in tempo della prossima stagione. Ringraziamo il Comune, continua Riccio, per l'impegno e la sensibilità dimostrata con l'emanazione dell'ordinanza che ci permette di riaprire per la prossima estate. Però ciò non basterà a coprire i finanziamenti che sono stati fatti negli anni e che scadranno nel 2030, quando molti potrebbero vedere la propria attività finire nelle mani di qualcun altro. I bandi saranno emanati dai comuni su delega della Regione Calabria, ma non si avranno criteri di discrezionalità. Le gare dovranno seguire criteri nazionali che non tengono conto delle peculiarità locali. Di qui l'appello delle associazioni che chiedono di prevedere in tempo delle soluzioni. I nostri rappresentanti di categoria hanno cercato di chiedere eventuali indennizi, spiega ancora il presidente, per le strutture e i beni strumentali non ammortizzati e un ipotetico avviamento che si calcola in base agli ultimi bilanci. Noi imprenditori possiamo partecipare a un bando per aggiudicarci un avviamento che siamo stati noi a realizzare nel corso degli anni, ma prendiamo atto di doverlo fare con la speranza che venga realmente data priorità a chi ha maturato un'esperienza trentennale per le persone per cui quella balneare è la principale attività lavorativa della famiglia. Il Comune di Soverato ci è stato vicino, ma è importante che lo siano anche quelli sovraordinati. Chiediamo che nel caso in cui vengano emanati i bandi si rispettino le agevolazioni che la normativa nazionale prevede. Per il resto rimaniamo spettatori in un periodo storico in cui usciamo fuori da una situazione drammatica e in cui l'innalzamento dei prezzi non potrà essere scaricato sull'utente finale, che potrebbe non potersi più permettere dei servizi non essenziali come quelli inerenti il fitto di sdraio o ombrelloni. Un problema che riguarda 547 operatori in Calabria e una trentina a Soverato, che merita di essere attenzione per evitare che tutti gli sforzi fatti nel corso degli anni in futuro vengano vanificati. Girifalco, l'ospedale di comunità nell'ex presidio psichiatrico. L'ASP di Catanzaro ha dato il via libera alla realizzazione di un ospedale di comunità in Contrada Serra. Con una delibera del 23 febbraio scorso, l'azienda sanitaria provinciale ha dato attuazione alle previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quanto riguarda gli investimenti nella sanità in provincia di Catanzaro. La delibera dell'ASP prevede 3 ospedali di comunità, uno a Botricello, uno a Soveria Mannelli ed uno a Girifalco, in Contrada Serre, dove un tempo sorgeva l'ex ospedale psichiatrico. Il piano degli interventi, per come si evince dalla stessa delibera, riguarda le strutture di proprietà pubblica ubicate in siti già provvisti di presidi, prevalentemente destinati a un tipo di ricovero legislativamente obsoleto, come un ex manicomio lasciati inutilizzati da decenni. Strutture che rientrano perfettamente nelle linee del PNRR rispetto all'esigenza di rendere immediatamente attivo il loro riutilizzo per una destinazione assistenziale. Una descrizione che calza a pennello sugli immobili di proprietà dell'azienda sanitaria provinciale che sorgono in Contrada Serra, dove un tempo per un periodo era stato spostato l'ex manicomio.
Un'opportunità che si attaglia perfettamente alla situazione di Girifalco, dove esiste un complesso di edifici che da tempo attendono di essere adoperati per finalità sanitarie e che invece versano in condizione di abbandono e di inutilizzo, nonostante da più parti sia stata evidenziata in più occasioni la necessità di rilanciare e potenziare la sanità territoriale, proprio partendo da un patrimonio immobiliare lasciato in disuso alla mercé del logorio del tempo. La notizia della realizzazione di un ospedale di comunità a Girifalco è stata salutata con grande entusiasmo dall'associazione Emergenze Sanità. Un ospedale di comunità, infatti, mira al potenziamento dell'offerta dell'assistenza a livello territoriale per interventi clinici a bassa intensità e per ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. Da anni, ha dichiarato il presidente dell'associazione Massimo Pinna, proponevamo una cittadella della salute a Contrada Serre per dare servizi sanitari di prossimità a un intero territorio. Ora, ha aggiunto il presidente del sodalizio che si occupa del comparto sanità, dopo la previsione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'ASP di Catanzaro approva l'ospedale di comunità nelle immense strutture pubbliche inutilizzate di Girifalco. Ottima notizia per tutti. L'associazione, inoltre, ha voluto ringraziare il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto per aver dato impulso alla macchina burocratica regionale che dovrà gestire gli oltre 13 milioni di euro destinati alla Calabria e l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, che ha dato attuazione al piano. Con la scelta di Girifalco, ha aggiunto Pinna, si coniugano i servizi sanitari di prossimità ai cittadini e l'utilizzo virtuoso di strutture pubbliche. Trasversale delle serre il comitato, nessuna novità tangibile, lavoriamo per mobilitare la popolazione. Il comitato trasversale delle serre, 50 anni di sviluppo negato, guarda con attenzione ad ogni passo che in qualsiasi modo possa accelerare il reale completamento dell'intera arteria Ionio-Tirreno, ma che rileva tuttavia che proclami ottimistici, dichiarazioni di successi e convegni risalgono agli anni 60 e che in questo 2022 corre il 30° anno dall'inizio di qualche lavoro e siamo lontanissimi dal completamento. Il presidente del sodalizio Fioravanti Schiavello sostiene che il solo tratto percorribile è quello tra Gagliato e Spadola con Bretella Serra San Bruno, che è stato aperto solo per le ripetute e vivaci insistenze del comitato, e aggiunge che, a dispetto di notizie e rassicurazioni, il comitato non vede con i suoi occhi alcuna attività sul territorio, nemmeno di preliminari progettuali. Il comitato, pur comprendendo l'esigenza di progetti, intese, firme, conferenze dei servizi e quant'altro, richiede all'italica impacciata burocrazia, constata che tutte queste teorie stanno procedendo con tale lentezza da far temere l'inizio dei lavori veri per molto tardi, e certo non nell'anno in corso e forse nemmeno nel 2023. Dunque, rinnovando la sua protesta, insiste auspicando che qualunque operazione venga condotta con la massima rapidità e senza ulteriori attese, e avverte infine che sta lavorando a mobilitare le popolazioni del territorio per azioni di protesta e di stimolo all'effettivo inizio di effettivi appalti ed effettivi interventi di operai e macchinari. Per Teleionio, Anna Maria Colabrano. E ora la nota del movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere. Parlare della soluzione dei problemi che impediscono lo sviluppo di un paese e del suo comprensorio è sempre e comunque positivo, anche perché si tiene desta l'attenzione sulla necessità di ben operare per la soluzione dei vari problemi e si dimostra la volontà di volersi spendere per il bene collettivo. È il caso della disputa per la realizzazione della Casa della Salute di Chiaravalle, non solo come edificio ma anche come punto di riferimento nel segno delle funzionalità e del rispetto dei diritti dei cittadini, diritti pesantemente negati da parte di una politica con la testa nelle nuvole, piegata su se stessa nella difesa di improbabili carriere politiche. Il movimento politico-culturale Chiaravalle da Vivere, sempre vigile ed attento sui grandi appuntamenti, capaci di innestare processi di sviluppo virtuosi per il nostro paese e per il suo comprensorio, ricorda i 20 miliardi ottenuti nel 1998 e i 15 miliardi 600 mila euro finalizzati nel 2002 e nel 2004 per la riconversione del nostro ospedale in un presidio riabilitativo, però malamente andati persi per responsabilità politica. I primi perché rifiutati dai gestori del comune dell'epoca, mentre i secondi sono stati sottratti per realizzare edifici sanitari in altri paesi della nostra regione. Questi sono atti, fatti e misfatti dove i responsabili sono stati sempre e comunque dalla stessa parte politica. Fatti che non possono essere negati perché hanno nomi, cognomi e stemmi di partiti.
Oggi si discute sulla realizzazione della Casa della Salute, per la quale in passato come adesso si sono spesi e si stanno spendendo per la sua realizzazione il senatore Piero Aiello, l'onorevole Sinibaldo Esposito, il presidente Oliverio, l'avvocato Sestito Giuseppe ed il movimento politico-culturale Chiara Valle da Vivere, ognuno con il loro potere politico professionale, ma tutti con lo stesso obiettivo, di restituire a Chiara Valle e al suo comprensorio un presidio ospedaliero utile, necessario e funzionale. Il movimento politico-culturale Chiara Valle da Vivere crede che per portare a termine la realizzazione della Casa della Salute sia necessario che Chiara Vallesi e quelli del suo comprensorio facciano sentire la propria voce, dove sia chiara la volontà di reclamare i propri diritti, non ognuno per conto proprio, ma tutti con la stessa determinazione e con la stessa voce. Serra, nuovo affondo di Procopio e Tassone, dissesto finanziario dichiarato per volontà politica e per incapacità amministrativa. L'inesperienza e l'incapacità politica dell'amministrazione comunale hanno prodotto seri danni alla comunità, rispetto ai quali adesso non può essere posto riparo. I consiglieri di minoranza Antonio Procopio e Luigi Tassone criticano l'operato della maggioranza, ritenuta responsabile di errori grossolani e scelte non ponderate. Le previsioni del decreto mille proroghe sostengono, confermano ciò che abbiamo sempre detto, e cioè che la dichiarazione di dissesto poteva e doveva essere evitata. Abbiamo chiesto una riflessione anche in consiglio comunale, ma questa superficiale amministrazione comunale ha frettolosamente deciso di procedere senza nemmeno aspettare il riscontro sul piano di riequilibrio presentato. Oggi la normativa ci dà ragione ed evidenzia come gli amministratori abbiano proceduto sulla base di una precisa e preordinata volontà politica. Secondo i due esponenti del PD bisogna aspettare la risposta sul piano di riequilibrio presentato e oggi ci sarebbe stata non solo la possibilità di rimodularlo ma anche di riformularlo. Nel corso della precedente consigliatura evidenziano sono stati riconosciuti numerosi debiti fuori bilancio ma è stato fatto uno sforzo non indifferente per presentare il piano. L'attuale amministrazione ha inteso invece procedere con la dichiarazione di dissesto, operazione compiuta senza cognizione di causa e presentata come indolore. La realtà si è caricata di dimostrare che è stato uno sbaglio imperdonabile. Capitolo a parte è quello che riguarda la massa passiva. L'organismo straordinario di liquidazione, affermano gli esponenti di opposizione, ha certificato che essa non ammonta a 11 milioni di euro, per come approvato nell'ultimo bilancio, ma a meno della metà. Quindi la situazione, seppur non florida, non era tale da portare al dissesto e d'altra parte anche il commissario aveva corretto la nostra interpretazione e chiuso il bilancio senza dichiarare il dissesto. Sulla scorta di queste considerazioni, Procopio e Tassone giudicano negativamente un'amministrazione che si era presentata come portatrice di cambiamento e che si è rivelata politicamente incapace e che naviga a vista in una confusione amministrativa senza precedenti. È tempo, concludono, di dedicarsi meno ai social e al populismo e più alla ricerca della soluzione reale dei problemi della comunità. Per Teleionio, Salvatore Condito. Serra nasce l'associazione Femmina, sostegno alle donne in difficoltà, speranza per i più deboli. Una nuova realtà che si prefigge di perseguire i fini dell'inclusione e dell'integrazione sociale, si affaccia sul panorama delle serre. È infatti nata l'associazione apolitica e senza scopo di lucro Femmina, con sede nella cittadina della Certosa, con la percepita intenzione di promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione anche attraverso originali progetti da sviluppare nell'ambiente scolastico ed in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio. Femmina vuole rappresentare una ventata di novità e si propone di aggredire le profonde disuguaglianze di genere con il potenziamento di specifici strumenti. Punto centrale del programma è la predisposizione di attività volte a contrastare concretamente l'omofobia e la discriminazione, a rafforzare il dialogo fra culture, a sostenere ogni azione rivolta al riconoscimento dei diritti delle donne e dei bambini, alla promozione del loro benessere e della loro salute psicofisica. A facilitare la diffusione della conoscenza di queste attività, consentendone una migliore fruizione, sarà un apposito sportello informativo. La prima iniziativa non poteva non avere luogo il giorno della Festa della Donna. L'8 marzo sarà avviato un progetto di sensibilizzazione con contestuale indagine conoscitiva. Gli studenti potranno produrre riflessioni, elaborati, disegni connessi al profondo valore della donna, mentre sarà richiesto agli organi istituzionali di abbellire con accessori di colore giallo il centro storico di Serra San Bruno. L'associazione, il cui logo è un fiore di loto, simbolo dell'eleganza, della purezza, della bellezza e della grazia, e che è aperta a tutte le donne che vorranno offrire un contributo, punta a dare voce e a valorizzare tutte quelle persone che vengono vessate e che hanno disabilità, che meritano di essere parte integrante della società.
I nostri progetti, sostengono le promotrici dell'associazione, mirano a proporsi come strumento per superare difficoltà oggettive, a restituire sorrisi e speranze, a far tornare la fiducia nel futuro. L'associazione elaborerà inoltre iniziative ludico-sportive, culturali, di coesione sociale e di valorizzazione della storia e delle tradizioni locali. Staletti, buone notizie per la Chiesa dell'Immacolata e Convento San Gregorio. Il recupero della memoria, la tutela dei beni culturali è stata in questi anni al centro di una battaglia di sensibilizzazione lanciata dal giornalista Salvatore Condito e dal blogger Giampiero Taverniti, che attraverso una serie di articoli e video hanno lanciato un appello alle autorità competenti. Una campagna mediatica, tra l'altro, condivisa dal Fondo Ambiente Italia, con una raccolta firme per il recupero della Chiesa dell'Immacolata Concezione, poi per gli affreschi del convento del patrono San Gregorio Taumaturgo. In questi giorni, infatti, sono pervenute le prese di posizione del neoarcivescovo della diocesi di Catanzaro-Squillace, Monsignor Claudio Maniago, che ha inviato una comunicazione di interessamento per un recupero della Chiesa dell'Immacolata, chiusa al culto da decenni, un vero gioiello di affreschi del periodo napoletano. Novità sono anche arrivate dal padre provinciale, padre Mario Chiarello, che ha già avviato una serie di contatti per arrivare a un sopralluogo di un restauratore che possa riportare all'antico splendore gli affreschi della cupola che contiene la statua del protettore San Gregorio. Il convento, grazie alla generosità di un imprenditore che da anni vive in Svizzera, si è riuscito a restaurare il tetto e in questi mesi sembra che si sta procedendo per il completamento di alcune stanze del convento, per cui nei prossimi mesi si dovrebbe intervenire anche per eliminare le tracce di infiltrazioni di acqua presenti nella chiesa. Una serie di prese di posizione che hanno registrato anche un intervento dell'amministrazione comunale attraverso un incontro con il vice sindaco Rosario Mirarchi, che ha condiviso la problematica esposta, invitando un tecnico del luogo a dare un proprio contributo per un sopralluogo nella Chiesa dell'Immacolata, per un esame ed un'eventuale scheda progettuale. In questi giorni, comunque, l'amministrazione comunale ha inviato una nota al neoarcivescovo della diocesi di Catanzaro-Squillace, Monsignor Claudio Maniago, per dare una propria disponibilità a contribuire al recupero di questa splendida chiesa, luogo di memoria e storia. I presupposti sembrano positivi, facendo emergere che la sensibilità, volontà, lavoro di squadra può portare a ottenere risultati per la comunità, per cui nei prossimi mesi si potrebbero avere importanti risultati per queste due chiese.